coscienza universale e il significato di IV. Il Cristo, dopo aver appreso tutta la conoscenza dell'esistenza universale, era felice di urlare la buona novella al mondo e di mostrare a tutti la verità dell'esistenza e delle leggi universali, perché se l'umanità le avesse apprese dentro la propria anima, avrebbe potuto fare le stesse cose che il Cristo Gesù riusciva a fare. Il Cristo urlava riferendosi alla coscienza universale, non ha mai nominato il nome di IV, o Yahweh, o Yahweh, o Yahweh, né tanto meno quella del Signore, perché quest'ultimo fu inventato molti secoli dopo dalla Chiesa Romana. Purtroppo, le traduzioni bibliche volutamente stravolte rispetto alle terminologie originali hanno tragicamente fuorviato tutta l'umanità e l'hanno spinta a credere a delle credenze totalmente sbagliate, assolutamente opposte a ciò che Gesù voleva insegnarci. Gesù nel deserto ha percepito la coscienza energetica della fonte di ogni creazione, e si è reso subito conto che il Dio giudaico associato a tutte le sue credenze era un mito, mito che i sacerdoti giudei ortodossi ed i profeti usavano per commettere abomini di ogni genere e creare delle enormi sofferenze al suo stesso popolo. Dopo 2022 anni, continuiamo a considerare colui che ha fatto un patto con Giacobbe e Israele, il nome Israele significa colui che ha combattuto e vinto un El, il Dio, la coscienza universale che ha creato ogni cosa. Questo però, come ho già detto in precedenza, è un tragico errore, questo Elohim, come tutti gli altri erano esseri di carne ed ossa come noi, ed anche il loro modo di agire era contorto come il nostro. Mentre la coscienza universale, che non è un essere, ma l'energia del tutto, è perfezione costante e assoluta, cosa che noi e gli Elohim non iniziamo nemmeno ad immaginare. Poi per carità, la creazione universale la possiamo chiamare come più ci piace, Signore, Yahweh, Shiva, Tao, Allah. Le religioni non devono sparire, ma devono evolversi, ognuna con le proprie individualità, ma, con il principio comune che la sorgente della creazione è una sola, che è vita e amore incondizionato, nulla a che vedere con gli attributi disfunzionali e umanizzati che noi gli abbiamo dato. Il IV non è un nome ma è un soffio, il vento dell'Io sono con cui noi e la creazione coscienza universale siamo collegati pertanto. Colui che nel Vecchio Testamento si faceva chiamare Yahweh, aveva una connessione con questa energia creativa, ma poi, ha iniziato ad usare i suoi poteri per scopi personali e distruttivi. In termini di biblici, possiamo dire che era colui che si volle sedere al posto del Creatore, e che cercò e sta cercando di trasformare il pianeta in un inferno. Per farvi comprendere meglio, vi lascio con una delle parabole di Cristo, tratta dalle sue lettere. Se catturate una goccia di pioggia nel palmo della vostra mano, potete forse dire che, poiché la gocciolina è atterrata nella vostra mano e si è separata dalla pioggia che sta cadendo al suolo, la goccia è diversa nell'essere, nella composizione chimica e nella qualità di purezza o forza, del resto della pioggia che sta cadendo intorno a voi? Potete toccare la vostra goccia con della tintura verde e renderla verde, ma potete dire che la gocciolina verde sia totalmente diversa dal resto della pioggia che cade in quel preciso istante? Voi, di buon senso, di buona volontà e di buon cuore, sinceri e veri, sarete in grado di dire, no, la goccia non è diversa. È esattamente uguale, in qualità ed essere. Al resto della pioggia l'unica differenza è che è stata aggiunta della tintura verde, rossa o blu. Pertanto, essa è diventata qualcosa di più della pioggia che cade intorno a noi, però la gocciolina di pioggia nel palmo della mia mano è fondamentalmente la stessa cosa con la pioggia. Ognuno di voi, chiunque voi siate, qualunque sia il colore della vostra pelle, qualunque tipo di capelli adornino la vostra testa proteggendola dal sole, qualunque sia la forma della vostra testa o del vostro corpo, la lingua che parlate, i pensieri che pensate, il genere di parole che usate, le azioni e gli atti che eseguite come risultato delle vostre credenze e dei vostri pensieri, non importa quali siano le vostre differenze fisiche e di coscienza umana, siete tutti esattamente uguali gli uni agli altri, della stessa qualità, generati dalla stessa sorgente dell'essere, con gli stessi potenziali nell'infinito.
con le stesse capacità spirituali nell'infinito, sotto ogni punto di vista. L'unica differenza tra ciascuno di voi, musulmano arabo, ebreo russo, cristiano americano, buddista tibetano, induista indiano, è costituita dagli additivi che sono stati immessi in ognuno di voi come risultato della vostra genetica, derivata dalla vostra discendenza e razza, ambiente, educazione familiare, risorse familiari povere o ricche, istruzione e opportunità nella vita. Ma, tutte queste cose sono superficiali. Sono degli additivi che nascondono la vostra realtà, che chiamate la vostra anima, proprio come la tintura nasconde la verità riguardo la goccia d'acqua nel palmo della vostra mano. La vostra anima proviene direttamente dalla coscienza divina e rimane se stessa, cristallina e pura, e unificata nella coscienza divina con tutte le altre anime, nonostante tutti gli additivi che l'hanno coperta e corrosa sin dalla nascita. Dovete rendervi conto pure del fatto che ognuno nasce con capacità umane diverse di far uso degli additivi immessi loro alla nascita. Le capacità umane che ciascun'anima potrà utilizzare dipendono dai progressi spirituali che l'anima ha conseguito nelle vite precedenti. Una buona vita di risveglio per Cristo e in Cristo. Per Francesco Amadeo.